Raffaello, il principe delle arti in 3D, è il risultato mirabile del più avanzato livello tecnologico oggi possibile in campo audiovisivo. La visione in 3D, che esalta i volumi delle opere e degli spazi, è sempre associata alla qualità di immagine in Ultra HD, il più elevato standard attuale. L'elemento nuovo sul set sono le riprese in virtual reality, che permetteranno agli spettatori di visitare la lavorazione del film dall'interno. Il team di virtual reality di Sky UK ci trasporta infatti nel backstage delle principali scene di fiction di Raffaello, il principe delle arti in 3D. Il pubblico avrà la sensazione di trovarsi immerso nel set del 1500, a fianco di Raffaello e all'interno della scena. And what we're doing with virtual reality is we're allowing people to come and visit the sets and feel like they're really part of this experience. Taking cameras like this, which is essentially a ball of cameras, which then when you put into the software will allow you to kind of look, put on a headset and look in all directions. So it's behind the scenes, yes, but it's also what creates an experience which I think people are going to like to see. Realizzare un film in 3D e Ultra HD significa anche affrontare i complessi aspetti visivi con l'uso della tecnologia più avanzata. Questa è una camera 3D, una macchina piuttosto complessa, è una delle attrezzature più d'avanguardia sul mercato odierno. È un'attrezzatura reality e abbiamo una camera riflessa su un vetro e una camera che guarda attraverso il vetro, quindi un'immagine passa dritta in questo modo e una parte viene riflessa. Le camere devono stare in sincrono, è tutto remotato. Di conseguenza io sono in grado di gestire questa attrezzatura da questa postazione senza bisogno di avvicinarsi al sistema. Stop verso sync.